Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Il Tubo di French 11. Allora, oggi siamo qui per vedere l'aggiornamento di novembre 2014 della Xbox One. Adesso, ovviamente, ah no, non è partito, strano questo. Comunque, questo, allora, intanto, io ho avuto un piccolo problema, nel senso che iniziando appunto, ho acceso l'Xbox come tutti i santissimi giorni. E improvvisamente non mi si collegava più alla rete wifi, quindi che cosa ho dovuto fare? Facendo delle prove ho aperto la mia rete, quindi l'ho resa open, quindi senza più nessuna protezione, quella di casa, e a quel punto è partito nell'immediato l'aggiornamento che mi ha detto: se non aggiorni potrai utilizzare la tua console solamente offline. Fatto l'aggiornamento ho rimesso la protezione alla rete e la ripresa, quindi se doveste avere dei problemi sull'utilizzare la Xbox One in questo senso, quindi per questo aggiornamento fate in questo modo qui e la cosa si dovrebbe risolvere rendendolo appunto libero per giusto il tempo dell'aggiornamento. Fatto questo, che cosa è cambiato? Beh, intanto vedete lo sfondo ha cambiato colore improvvisamente e questo basta farlo in questo modo qua, su impostazioni. Poi probabilmente saranno anche altre cose che però non ho ancora visto, insomma. Allora, qui sotto trovate la mia Xbox e di qua potete andare a scegliere il vostro colore come sempre e lo sfondo che non sarà più soltanto in tinta unita, ma potrà avere anche un'immagine obiettivo o un'immagine personalizzata scaricando prima Xbox multimediale, nel senso che altrimenti non potrete utilizzare questa funzione qua, il lettore multimediale sostanzialmente, per collegare dispositivi USB o server particolari e quindi pescare immagini personali da lì. Nell'immagine obiettivo che cosa farete? Soltanto andrete semplicemente a scegliere uno dei vostri obiettivi, insomma, che avete sbloccato nel frattempo e lo andrete a mettere come immagine. Vedete qua sotto, visualizza immagine, imposta come sfondo, sfondo impostato. Quindi a questo punto, se io torno indietro, vedrò, vediamo un po', eccolo qua, lì dietro trovate l'immagine che avete scelto sostanzialmente. Un'altra cosa invece interessante è quella di poter condividere le proprie clip con Twitter. Per fare questo, di nuovo in impostazioni, questa volta torniamo indietro, in accesso, sicurezza e passkey, trovate qua sotto accedi a Twitter. Sostanzialmente l'ho già appunto fatto l'accesso e quindi a questo punto sono già collegato a Twitter. Quindi facciamo la prova, andiamo sui nostri video sostanzialmente. E là, che casino. Facciamo così, facciamo da qui. Condividi, vediamo se è cambiato qualcosa. Twitter, esatto. Quindi ora io faccio così e se avete collegato correttamente il vostro account, troverete, la clip da voi condivisa anche su Twitter. Questo per il momento è quello che io ho scoperto di questo aggiornamento. Sicuramente sarà qualcos'altro, ma io al momento non ho visto nulla di altro di così particolarmente interessante o particolarmente insomma intrigante. Sappiate che in queste ore ci sono dei problemi sulla rete di Microsoft e quindi alcune operazioni potrebbe non farvele fare nell'immediato. Detto questo, sostanzialmente da qui a breve la cosa tornerà alla normalità. Questo era un brevissimo video per farvi capire che cosa è cambiato con questo aggiornamento di novembre 2014, ma soprattutto, ripeto, per il discorso del problema improvviso della rete. E quindi mi raccomando, ricordatevi, se il motivo è quello, quindi se accendendo la Xbox non riuscite più ad accedere alla rete, mettete la vostra rete open per un attimo, fate l'aggiornamento e poi rimettete la protezione. Non so perché si debba fare così, ma ragazzi, questo è e quindi fatelo anche voi. Con questo, signore, è tutto. Noi invece ci rivediamo con le programmazioni, con i programmi normali della nostra trasmissione. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao.